Benvenuti amici di InfoCilento al 15° appuntamento con la rubrica Parola alle associazioni. Ogni settimana saranno intervistati presidenti o rappresentanti delle associazioni e delle Proloco del Cilento, Vallo di Diano e Alburni per scoprire tutte le novità sul loro operato. Oggi siamo con il presidente della Proloco di Sapri, Giuseppe Avaiano. Salve e grazie per aver accettato la nostra proposta. Ciao, buongiorno e grazie a voi. Allora, iniziamo subito. Quando è nata la Proloco di Sapri? Beh, la Proloco di Sapri è nata intorno agli anni 70, quindi con alti e bassi ha sempre operato sul territorio. Ok. E quanti sono i membri attuali della vostra associazione e da che età della vostra Proloco e da che età fino a che età fanno parte? Allora, attualmente siamo intorno ai 50 membri, 50 soci. L'età è da 18 anni in su, anche se noi avevamo istituito una Proloco giovane, l'avevamo chiamata una Proloco Young per avvicinare un po' i ragazzi a quello che è lo spirito collaborativo all'interno di una realtà quale Sapri, quindi certo. I ragazzi che comunque seguono la Proloco nelle varie iniziative. E la cosa ha riscosso successo, siamo in attesa anche di tesseramenti, quindi logicamente sarà coadiuvata dalla Proloco del, diciamo, ufficiale, e quindi però è una buona fucina di idee, ecco. Ecco, perfetto, una bellissima idea. E se magari qualche radioascoltatore di InfoCilento volesse iscriversi, come può farlo? Può scaricare i moduli dalla nostra pagina Facebook. Sì. Oppure inviare una mail. Proloco di Sapri, giusto? Proloco di Sapri, okay. Esatto. Anzi, sulla pagina Facebook della Proloco di Sapri sono un po' riportate tutte le iniziative che noi teniamo durante tutto l'anno, quindi dal Natale alle varie manifestazioni per i bambini, alle varie manifestazioni per la rielocazione di Pisacane, eccetera. È un po', diciamo, tutto, è raccolto tutto quello che facciamo, ecco. Ok, e quindi si scarica questo modulo e... Scarica il modulo, ce lo fa vedere tramite email. Sì. E noi ufficializziamo l'iscrizione al primo consiglio direttivo. Ok, perfetto. Anzi, noi siamo certi e speriamo nel fatto che la gente possa iscriversi e voglia iscriversi, perché in effetti noi ci divertiamo, siamo i primi noi a divertirci, portiamo i nostri figli, le nostre famiglie, un ambiente sano, pulito, e c'è solo da divertirsi, c'è tanto da lavorare, però alla fine siamo insieme, questo è importante, facciamo conoscere il territorio. Infatti, e a proposito di divertimento, quali sono le iniziative che organizzate e che avete organizzato? Allora, noi abbiamo organizzato, questo dovrebbe essere il terzo anno, la manifestazione per la quale andiamo un po' più fieri, quella di Saprilandia. Praticamente noi abbiamo un lungomare meraviglioso a Sapri, sì, e abbiamo pensato di far partecipare i bambini a dei giochi all'aperto, quindi il periodo dove in genere i primi di giugno, quest'anno purtroppo per i problemi del Covid, dovrà essere annullata, però è un grande Luna Park all'aperto, quindi con i giochi di una volta. È bellissimo vedere le mamme, le nonne che insegnano, non so, i bambini a giocare all'elastico, alla settimana, oppure i tradizionali giochi sulla spiaggia, il filo alla fune, i giochi con l'acqua, e poi abbiamo la partecipazione delle varie scuole, le varie palestre, le varie scuole di calcio, di tennis che ci danno una mano, di pallavolo. Quindi è una cosa bellissima, però purtroppo quest'anno siamo limitati e dovrà saltare. Tra le altre manifestazioni dobbiamo ricordare un'altra cosa importante, il carnevale. Sì. Carnevale di Sapri che sta tornando a quelli che erano i fasti del carnevale a Sapri. Quindi per il secondo anno abbiamo fatto la sfilata dei carri, delle maschere, con ottimi risultati anche lì. E poi abbiamo un po', diciamo, fatta nostra l'idea del peperoncino, con la manifestazione del Peak Day, che in genere teniamo a ottobre, dove il lungomare diventa innanzitutto una sorta di, diciamo, un grande mercato, tutto grande fiera, tutto incentrato sul peperoncino, anzi su Sua Maestà il peperoncino. Abbiamo avuto ospite anche il re del peperoncino dell'Accademia del Peperoncino e Diamante, quindi è una bellissima cosa. Infatti. E avete affrontato in modo particolare l'emergenza coronavirus? Purtroppo l'emergenza coronavirus ci ha limitato tantissimo. Noi durante il periodo della quarantena abbiamo semplicemente può dire, sulla nostra pagina e sul nostro gruppo Facebook, fatto dei giochi per intrattenere un po' le persone nelle case, quindi dal classico indovinello
Chisi in un desaccio, per esempio, dove abbiamo pubblicato fotografie di disabili da piccoli, quindi abbiamo stimolato un po' la fantasia delle persone a cercare di riconoscere magari l'amico, il compagno, la persona che si vede in giro, o agli Certo. indovinelli matematici, gli indovinelli di logica. Purtroppo materialmente abbiamo potuto fare poco, perché comunque eravamo rintanati in casa, giustamente, Certo. e anche adesso il distanziamento sociale ci limita e ci vincola un po' con le attività. Sì. Speriamo bene per il futuro, anche per quest'estate. Però comunque avete organizzato qualcosa per stare comunque vicino in modo non materiale, però non Non... fisico, però comunque Esatto. sempre vicino alle persone e farli Sì. svagare, perché diciamo serviva anche questo, in questo Sì, periodo particolare. ce ne siamo inventate un bel po', ce ne siamo inventate durante quel periodo. E infatti avete fatto bene. E lei ha parlato di questa emergenza e del fatto che anche un evento, l'evento sul lungomare non potrà essere fatto, ma come state organizzando le iniziative dell'estate, vista l'emergenza? Le annullate del tutto? Organizzate qualche altra cosa? Allora, per il momento le iniziative non le stiamo portando avanti perché dobbiamo verificare un attimo quali saranno le linee guida per le manifestazioni. Ok. Quindi la distanza sociale ci evita un po', ci proibisce di fare i giochi di società come quelli che abbiamo appena descritto. Certo. Però diciamo che fondamentalmente per il momento ci stiamo organizzando per quanto riguarda l'aspetto turistico, quindi il portare avanti un po' quelli che sono gli itinerari turistici, la promozione, ecco, del nostro territorio. Poi per gli eventi vediamo un po' se l'evoluzione della situazione possa portare a fare qualcosa di buono, noi riprenderemo subito a lavorare, ecco. Certo, ok. È facile o trovate difficoltà a coinvolgere le persone, in particolare i giovani? Lei ha parlato di questa Proloco Young, quindi diciamo trovate comunque poca difficoltà, nel senso i giovani rispondono bene. Ma purtroppo la difficoltà c'è, la difficoltà Ok. c'è perché le persone a volte hanno timore quasi di mettersi in gioco, hanno timore di partecipare a una manifestazione, però diciamo che negli ultimi 2 anni, due anni e mezzo che siamo noi in Proloco, diciamo questo nuovo consiglio direttivo, abbiamo allargato un po' i nostri orizzonti, quindi la gente sta cominciando a seguirci di più, cerchiamo di coinvolgere un po' tutti quanti. C'è ancora qualche scettico, però piano piano, come dico io, verranno anche loro a divertirsi, a far divertire i bambini e le famiglie. Certo, giusto. Ultima domanda, perché è importante far parte di una Proloco? È importante far parte del luogo, l'ho detto prima, perché è un ambiente sano, pulito, noi tutti ci portiamo per primi i bambini nostri, quindi c'è la possibilità di uno scambio di idee, c'è la possibilità di conoscere gente nuova, c'è la possibilità di capire tante piccole cose e poi logicamente far parte di quelle che sono, diciamo, le manifestazioni. Noi abbiamo il Pisacane, quindi la maggioranza dei nostri soci partecipano in maniera attiva alle varie manifestazioni, quindi al corteo storico, oppure partecipano dandoci una mano al carnevale, sia in qualità di figuranti che in qualità di manodopera. Quindi siamo tutti insieme, ci divertiamo e andiamo avanti, ecco. Perfetto, quindi diciamo iscrivetevi perché è la noia, il divertimento è garantito e non c'è assolutamente giorni di noia. Quindi No, io, assolutamente. perfetto, io vi ringrazio per essere state qui con noi, per aver Io ringrazio voi di partecipato nuovo e vi e aspettiamo a Sapri.